siano un patrimonio da valorizzare, da rendere visibile e udibile anche, perché oggi abbiamo ascoltato invece a Tormarancio, abbiamo sentito un podcast che è stato fatto in una forma, diciamo, moderna, non moderna, poi non mi dilungo su questo, però appunto per evidenziare l'importanza del racconto. Quindi ringrazio Mirella che ha avuto Io voglio diciamo, aiutarti perché tu lo sai che io ti voglio aiutare anche se ti rompo. Per esempio, qui c'è lei. Noi facciamo quel ponte tra Garbatella e Tormarancio e concluderemo da lei perché, Pensavo proprio 3 secondi fa sotto la ecco, torre, infatti. L'ultimo podcast era nostro. noi abbiamo fatto anche questi quaderni di Moby Dick dove io ho scritto la storia dell'Ardito e questa sera andremo all'Ardito. Concluderemo. Io vorrei. No, nulla succede a caso. Volevo ringraziare anche Ringrazia Antonio lui, che va. ha portato avanti questa pubblicazione e ha avuto insomma l'accortezza di tracciare e di metterla a disposizione del quartiere, perché come avrai capito, come hai detto poco fa, questo non è un quartiere normale, Brava. né bene né male, normale. E io che vengo dal Leo mi sono accorta che non è un quartiere normale. Certo, hai capito. Non è un quartiere normale, ma anche nella migliore delle sue accezioni, qui diciamo che non è raro. Cioè, secondo me Garbatella, avendola vista sotto vari punti di vista, è molto incline a farti meravigliare. Nel bene e nel male, a volte ci sono cose che non tornano, però di fatto quando tu passeggi, quando tu cammini, è difficile che non incontri una cosa nuova. Ecco, io penso che questa, la capacità comunque di offrire sempre, in un modo o nell'altro, un'emozione. D'estate, d'inverno, a seconda delle stagioni, a seconda delle persone che la frequentano, a seconda anche dell'umore e dello stato d'animo, credo che abbia questa grande capacità di emozionare. E non è chiaramente una cosa da tutti i quartieri, no? Però quello che cerchiamo di fare è di suscitare altrettante emozioni facendo emergere i racconti negli altri territori. Cioè, come diciamo a volte per scherzare, di garbatellizzare gli altri quartieri, in senso, lasciatemi passare il termine, non di colonialismo chiaramente, ma di apertura, di autonarrazione, di condivisione del racconto e della storia, perché io credo che i quartieri abbiano tanto da raccontare. Ora, Sì, raccontassero. esatto, però secondo me c'è Però non bisogno di uno raccontassero, stimolo al invece quartiere. di criticare, raccontassero, se dessero da Vabbè, fare. mo non polemizziamo. Ma io Comunque, non pomeriggio, dico la realtà. no, quando mai? Ma scusate, quando uno dice la realtà polemizza. La Garbatella c'ha 103 anni. Oggi concludiamo a Tormarancia. Faccio parte dell'archivio storico del municipio. Abbiamo fatto tre quaderni a Moby Dick. Non abbiamo potuto presentare questo libro a Moby Dick per vari motivi di burocrazia. Lo presentiamo qui perché con Fada Libraia, da mo' che noi ci conosciamo e vengo a raccontare favole, ma già da 10 anni. Ma la cosa bella è che qui di fronte ci abbiamo Roma 3. E allora io nel 2004-2003 ho premiato Fabiani con il premio Fantasia di Garbatella. Fantasia vuol dire volontà. Perciò, se una cosa che la racconto io che ci sono nata, una cosa che la racconta la guida turistica, di quello che si percepisce quando eravamo ragazzini si giocava al telefono, no? Poi io ho notato che una cosa che mi sono inventata tanti anni fa ci sta nel libro e io sono solo contenta. Sono solo contenta, me lo sono inventato. Argenti scrive che il nome dello stessa è Carlotta. Io all'epoca. Nel lontano 97-98, e Concetta può dirlo, me lo sono inventato, poi fa restaura la fontana. I beni culturali l'hanno presa questa cosa e l'hanno messa sul sito. Mo se io vado a dire che me lo sono inventato io, non ci crederà nessuno. Però L'hanno messo i adesso beni tu culturali. scrivi le Però ho favole, poi scritto facciamo questa cosa e le vedere. favole salvano il mondo Non è perché. male. No, non è male, non è male. Allora adesso io vi presento velocemente lui che mi sta riprendendo. Ciao Luca. Lui è laureato al DAMS e ha fatto il gemellaggio Garbatella-Cuba. Fatalità, era a Cuba quando è morto Fidel Castro, dico bene? Ha scritto una cosa stupenda, non ci stanno mai i soldi, ha scritto una cosa stupenda tra un ponte tra Garbatella e Cuba. Io penso che un giorno se lo menziono io questo. Però io adesso, per superare un po' tutto, scusa se guido io e non ci abbiamo avuto tempo, dovevi venire prima, ma tanto lui arriva da adesso. Allora, mi
Mago Fez qui, Fedez, come deve, come Rofischi, Mago Rofischi, vieni qui per favore e leggi una cosa importante, importante perché sa da una persona che ha fatto storia sul territorio. Io chiedo da tempo un murale perché noi a Garbatella siamo pieni di murali, però ancora non abbiamo trovato un muro per lui. Adesso lui leggerà la storia di quest'uomo. Luciano, grazie. Bene, io la leggo, però prima non posso esimermi dall'esprimere il mio apprezzamento per questa libreria che è bellissima. Non ho ancora avuto modo di vedere i contenuti, cioè, però intanto gli occhi di Borghese qua mi hanno colpito. Ma poi io sono, non sono tra quelli che pensano che l'estetica sia un mero appello. No, l'estetica è una strada sicura per valutare la profondità e la bellezza dei contenuti. Perché uno sciatta esteticamente anche i contenuti, non so, so che c'è gente che dice no, non è vero, l'eleganza dei contenuti prefigura la profondità, l'eleganza della forma presuppone la profondità dei contenuti. Quindi molti complimenti, se entrando qui si ha la sensazione di entrare in un posto, sei tu? Sì, è la fata In un posto libraia lei. armonioso che sicuramente ha dei contenuti, e ripeto, le poche occhiate che ho dato mi hanno convinto che anche non te lo. Ma quando tu entri in un posto e ti trovi bene, perché tutto è armonioso, tutto ti accoglie, tutto è studiato in modo che tu stia bene, i contenuti sicuramente sono dei contenuti importanti. Allora, adesso leggo questa splendida cosa di Fata Garbatella, che sono molto importanti. Nel quartiere e partendo dal quartiere poi. Ci dovrebbero essere pure le virgole giuste. Ci vorrebbe una frase in ogni quartiere. Pagina 138. Ce l'abbiamo, lo sapete. Ancora oggi alla Garbatella il suo nome evoca ricordi pieni di affetto. Padre Guido Chiaravalle, figura storica del mondo cattolico del quartiere, arriva a Roma da Milano negli anni 50. Chi l'ha conosciuto? Ricorda la sua capacità di aiutare le persone con amore, sorretto da un'intensa spiritualità. C'erano famiglie senza cibo e lui interveniva in silenzio. Il suo cuore non conosceva confini. Ha vissuto più di 50 anni a stretto contatto con la gente del quartiere, soprattutto i giovani. Nel campo polveroso dell'oratorio, nella colonia estiva di Tor Vergata, tra i banchi di scuola. Padre Guido celebra la sua prima messa alla parrocchia di San Filippo Neri il 25 novembre 1957. È una data spartiacque, perché da allora il religioso entra nel cuore della gente. In realtà, Ernesto Nassi, consulente per la memoria del municipio VIII, racconta di averlo conosciuto già nel 1953, nel cortiletto della Chiesa Nuova, quando accompagnava i ragazzi della squadra Cor Ardens a giocare al campo Gessoni. Quando il giovane sacerdote milanese entra nella chiesa di San Filippo Neri, l'edificio è ancora fresco di vernice. La parrocchia è costruita vicino alla chiesoletta dei Santi Eurosia e Isidoro, lungo via delle Sette Chiese, conosciuta dai garbatellani DOC anche come Via delle 14 Posterie. È qui che nel 1975, nel 1575, in occasione di una visita che ambedue facevano alle Sette Chiese, si incontrarono San Filippo Neri, fondatore della Congregazione degli Oratoriani, formata di sacerdoti secolari e laici, e Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano, cui si deve la creazione di numerose scuole e collegi per laici e l'istituzione delle scuole di dottrina cristiana. A partire dagli anni 50, l'oratorio diventa un punto di riferimento importante per la comunità e Padre Guido ne diventa un animatore appassionato. Questo angelo della Garbatella, questo angolo della Garbatella era nato nel dicembre 1924 nei locali di una ex baccheria tramutata in cappella, grazie alla volontà di alcuni pionieri del quartiere, come padre Luigi Botton,
padre Alfredo Melani, padre Alessandro Daelli, alias padre Balena, la sua stazza, e fratello Enrico. Nel tempo l'oratorio diventa un'isola per naufraghi, un rifugio per molte anime rinate tra preghiere e gioco del pallone. Dagli anni 50 in poi l'oratorio viene frequentato anche dagli shanghaini, come vengono chiamati gli abitanti della vicina Tormarancia, che vivono in baracche, con riferimento a Shanghai, sia per la densità della popolazione, sia perché la città cinese sorge in una zona a forte rischio alluvionale. Ancora oggi, chi ha frequentato la parrocchia ricorda il carattere dolce e burbero di Padre Nuno. Pur a distanza di decenni, le sue punizioni fanno sorridere gli occhi degli ex ragazzi cresciuti sotto la guida del religioso di Milano, il prete con le manone. A qualcuno viene un groppo alla gola e si ricorda Padre Guido. Forse per nostalgia della gioventù, mi pare ancora di sentire la sua voce che ordina ai ragazzi di fare giri di campo per espiare la colpa. O se l'hanno fatta grossa, la voce tuonava: esci fuori e rientra tra 10 giorni! Padre Guido proveniva da una famiglia benestante, ma la sua capacità di calarsi in una realtà popolare, dove per molte famiglie era difficile mettere insieme il pranzo con la cena, è stata inestimabile. Ha asciugato le lacrime a madri distrutte dal dolore per i figli che si drogavano e facevano scicchi e furti in giro per il quartiere. Padre Guido ne ha salvati tanti di questi giovani. E oggi molti di quei ragazzini e di quelle ragazzine sono diventati madri e padri di famiglia e si sono realizzati anche in ambito lavorativo. C'è addirittura chi è stato in politica. Personalmente custodisco ancora con affetto una lettera che padre Guido diede a me ed altri fedeli nel maggio del 2002. Con l'associazione Il Tempo Ritrovato, presiedo, vorrei che fosse ricordato oggi con un murale in una strada della Garbatella, dove amava tanto passeggiare. Padre Guido ci guida ancora dal paradiso, ma attenzione a dormire. Bravissimo.